Papa Francesco potrà perdonare, io no. Manuela non si è pentita di niente. Queste sono le parole decise di Paolo Noventa, fratello di Isabella Noventa, la segretaria di Albignasego, un piccolo paese in provincia di Padova, brutalmente assassinata nella notte tra il 15 e il 16 gennaio 2016. I colpevoli della sua tragica fine, i fratelli Freddy e Deborah Sorgato, sono stati condannati definitivamente a 30 anni di carcere per omicidio volontario premeditato e distruzione del cadavere. Anche Manuela Cacco, ex tabaccaia veneziana innamorata di Freddy, è stata incriminata e condannata a 16 anni e 10 mesi di reclusione per complicità nell'omicidio. La sua pena è stata inferiore a quella dei Sorgato per due motivi. Ha confessato tutto alle autorità e ha chiesto di essere giudicata con il rito abbreviato. La sentenza della Cassazione, emessa alla fine del 2020, ha chiuso questa vicenda dal punto di vista giudiziario. Sono passati 8 anni dagli arresti del cosiddetto trio diabolico. Emanuela Cacco, grazie al suo comportamento in carcere, ha già ottenuto alcuni benefici, incluso il permesso di uscire una volta alla settimana per svolgere attività di volontariato. Recentemente ha avuto l'opportunità di incontrare addirittura Papa Francesco durante la sua visita al carcere della Giudecca a Venezia. Questo incontro ha profondamente ferito Paolo Noventa, già devastato dalla perdita di sua sorella. L'uomo ha espresso la sua profonda delusione per l'evento. Sicuramente Papa Francesco riterrà opportuno fare visita a queste persone in un'ottica di speranza, ma la nostra speranza? Non sono una vittima, ma sono il fratello di una vittima e comprendo la volontà di stare dalla parte degli ultimi. Per qualcuno può avere un senso, ma per me no. Anche in carcere Manuela continuava a parlare male di mia sorella. Un giorno sua figlia, che era andata a trovarla, le ha detto di smetterla e di mettersi nei panni di Isabella. Non posso dimenticare il suo atteggiamento. Non si è mai pentita di niente. Mi sembra tutta una farsa. Nonostante le condanne definitive, il corpo di Isabella Noventa non è mai stato ritrovato. I 3 condannati per il suo omicidio non hanno mai rivelato dove sia stato nascosto, un atto di umanità e pentimento che avrebbe potuto portare un minimo di conforto alla famiglia di Isabella, in particolare a sua madre Ofelia, deceduta nel 2020 all'età di 87 anni, mentre implorava di sapere dove si trovava il corpo della figlia. Questa mancanza di compassione è un motivo per cui Paolo Noventa non considera nemmeno l'idea del perdono. La vista della foto in cui Manuela consegna una papalina al pontefice e gli legge un messaggio appuntato su alcuni fogli di carta è stata per lui una prova difficile da sopportare. Il Papa Francesco ha rivolto parole di conforto a tutte le detenute della Giudecca, ma per Paolo il carcere è una realtà molto dura. Problemi come il sovraffollamento, la carenza di strutture o di risorse e gli episodi di violenza generano tanta sofferenza. Ma può anche diventare un luogo di rinascita morale e materiale. Nessuno toglie la dignità alle persone. È fondamentale che anche il sistema carcerario offra ai detenuti e alle detenute strumenti e spazi di crescita umana, spirituale, culturale e professionale, creando le premesse per un loro sano reinserimento. La domanda cruciale è: la Cacco ha veramente intrapreso un percorso di riscatto morale e spirituale? È sinceramente pentita? Un giorno svelerà il luogo dove riposano i resti della rivale in amore, se ne è a conoscenza? Questo non è un dettaglio trascurabile. Il corpo della sfortunata segretaria è il pezzo mancante in questo puzzle di terrore. Senza di esso è impossibile delineare con precisione la sequenza degli eventi dell'omicidio. Considerando questa lacuna, Freddy e il suo avvocato sembra stiano lavorando su una nuova richiesta di riesame del processo. Anche la sorella minore, Deborah, potrebbe seguire la stessa strada. L'avvocato Gianluigi Pieraccini, che li rappresenta entrambi, ha affermato in un'intervista: «Credo che i giudici abbiano trascurato molti aspetti. Non si uccide qualcuno senza un movente. E in questo processo un movente non c'è». Il potenziale ricorso, per competenza, dovrebbe essere depositato presso la Corte d'Appello di Trento.
Anche se la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha precedentemente respinto una prima istanza, il recente dibattito sulla richiesta di revisione del caso della strage di Erba ha in qualche modo spinto i fratelli Sorgato a considerare la stessa via. Il loro avvocato conferma. Non abbiamo ancora trovato le prove, ma io continuo a sostenere che Freddy sia innocente. Non c'è stato nulla di premeditato. Non c'era alcun motivo per uccidere Isabella. Riguardo alla confessione di Manuela, lei ha mentito. Anche la Cassazione dice che non è pienamente credibile. Ma per avanzare verso una richiesta di revisione, i Sorgato potrebbero persino optare per una confessione reciproca del delitto. Inizialmente Freddy aveva affermato che Isabella era deceduta durante un gioco erotico estremo, ma si è trattato di una menzogna. Tornando a Manuela, fra pochi anni sarà libera. Paolo Noventa non trova pace. Non ha ancora scontato la metà della pena e già si parla di libertà. A me non è arrivata nessuna lettera di scuse da parte sua. Lei e gli altri hanno cercato di cavarsela dicendo che fu un omicidio colposo. Volevano uscirne vincenti. Oggi provo tanta rabbia. Manuela ha le sue colpe. Non si è trovata lì per caso, ha avuto un ruolo, si è organizzata. E invece esce con la scusa del volontariato. Ho dovuto lavorare anni per ottenere il certificato di morte di mia sorella e l'abbiamo avuto solo da poco. Ci si è messa di mezzo anche la burocrazia. Gli investigatori ricostruirono gli eventi della tragica notte tra il 15 e il 16 gennaio 2016 seguendo le informazioni fornite dalla ex tabaccaia. La sequenza degli eventi fu questa. Dopo aver accompagnato Isabella a cena, Freddy simulò un mal di testa per convincere la donna a seguirlo a casa sua, dove lo aspettava sua sorella Deborah. Tra le due donne scoppiò una violenta lite che si trasformò rapidamente in tragedia. Deborah, accecata dalla rabbia, afferrò un martello e colpì Isabella alla testa, facendola cadere priva di sensi a terra. I due fratelli, con la complicità di Manuela Cacco, si sbarazzarono del corpo e organizzarono una messa in scena per depistare le indagini. Manuela indossò il giubbotto di Isabella e si fece riprendere dalle telecamere nella piazza centrale di Padova, nel vano tentativo di far credere che Isabella fosse ancora viva e si stesse allontanando volontariamente. Gli investigatori non caddero nel tranello. Pochi giorni dopo, il trio diabolico fu arrestato e successivamente condannato. Sono passati quasi 8 anni e mezzo dall'omicidio e la recente visita del Papa nel carcere dove è detenuta Manuela Cacco ha riportato l'attenzione su questa terribile vicenda. Per la famiglia Noventa è stato un altro colpo doloroso in una ferita che continua a sanguinare.